Nel primo mandato, nonostante la pandemia e le emergenze, le guerre ci abbiano costretto, non dico no, frenato, ma insomma costretto a dedicare l'attenzione alla risoluzione delle emergenze, noi abbiamo fatto un grande lavoro di pianificazione, messa in ordine dei conti e dei bilanci che erano stati lasciati senza neanche le verifiche, almeno gli ultimi 3 o 4 bilanci, l'edilizia sanitaria, tutti i progetti approvati, presentati ai ministeri competenti e approvati, oggi finanziamenti pronti, gare d'appalto che stanno partendo, le grandi infrastrutture, i dossier riaperti, portati a casa e definiti come quello sulle autostrade o sulla ferrovia Roma-Pescara, per la quale si apriranno a breve i primi cantieri, i cantieri dei primi 2 lotti. Ecco, questo è il lavoro che dobbiamo fare. Ora è come se avessimo passato 5 anni a pianificare, progettare, seminare, gettare le fondamenta di un edificio che ora dobbiamo tirare su. L'immagine del guerriero di Capestrano che ho alle spalle un po' simboleggia questa capacità di superare i campanilismi e le divisioni, di ritornare a sentirsi abruzzesi, tutti uniti, forti, perché non ci possiamo permettere il lusso delle divisioni. Il mondo globalizzato impone competizione e impone ai territori di essere appunto organizzati, attrezzati per diventare attrattivi. E questo è una delle cose più importanti che dovevamo fare. Io ho messo questo patrimonio personale, non solo di esperienza, di lunga esperienza, militanza politica, amministrativa, nelle assemblee, in tutte le assemblee legislative, le relazioni che aiutano certo nella capire, nella risolvere i problemi, nell'ottenere attenzione e sensibilità, ma ho anche messo a disposizione dell'Abruzzo il patrimonio di essere appunto nato e cresciuto a Roma, con appunto solide radici familiari abruzzesi, ma senza aver dovuto coltivare un orticello elettorale che poi diventa magari la tua forza ma anche il tuo tallone d'Achille, da cui non riesci a svincolarti quando devi assumere decisioni su scala più ampia. E questo lo ha capito tutta la maggioranza, anche chi magari 5 anni fa sostenne la mia candidatura magari con poca convinzione, con una legittima diffidenza perché non mi conosceva, ma quando ci siamo conosciuti e ci siamo messi al lavoro, la mia predisposizione, la mia attitudine, la mia capacità di ergermi a garante di una sintesi che mettesse insieme la costa e le aree interne, le città con le campagne, la montagna con il mare e così via, ha sicuramente aiutato a sciogliere alcuni nodi, a fare scelte che prima non venivano fatte o venivano sempre rinviate e che adesso ci consentono di andare più veloci. Il lavoro continuo non si è mai interrotto, anche durante la campagna elettorale noi abbiamo continuato a riunire la giunta, a prendere le decisioni e le delibere che servivano a garantire che l'amministrazione andasse avanti e che non venissero persi occasioni, finanziamenti o scadenze che vanno rispettate, in particolare quelle del PNRR, quindi non c'è nulla di nuovo, qualche giorno ci prenderemo la prossima settimana, qualche giorno di riposo e poi si torna a pieno regime non appena il Tribunale proclamerà gli eletti del Consiglio e ci consentirà quindi anche di fare le scelte conseguenti sulla nuova giunta.